dall'uomo. Permesso! Stiamo cercando di vedere stasera, ci sono pure i combatti. Buonasera! Buonasera, come tu sei? Marona, da quanto tempo che non venivo muoio da parecchio? Compare mio, che lo teniamo sempre a fa, la fora, fa due sarci nelle leone e cose, poi vieni, cugina, c'è sempre sempre da fa. Ma, poverino un po', comunque c'è da dire una cosa. Ricci. Ma poi non ci si deve voi, poi perché non ci manca? C'è tutta una tattura in questa casa, ma com'è, com'è? Ma con mamma che è, mi sembra casa della capo fresca. Uè, vedi che ci sei con mamma, dai, vieni. Guarda, con perché? Ma, con mamma, noi tutti e tre, io mi ho pensato una cosa. Mo, si mostra sempre a me che non riusciamo giù la vecchia data. Stai buono per te, un fatto. Dici, ma tu non dico un po', tu dici pure loro così si ti convinci. Noi veramente abbiamo pensato nei amici là. Ah. Io contatto ha applicato chi sono con Mario e mi ha fatto la proposta. Ma ti spiega io come vogliamo fare. Se ti conviene, è buono pure per te, è buono per noi. Cuba, a me è buono i sales, ma ci stanno in là, ci sono i soldi. A me la fa, si può venire con noi, rimane a dire, partare di Turino alla Lago. Noi abbiamo la carretta che abbaccia o come, si può partire con noi, non faccio piacere. Ma bella per la pubblica, ti dei figli mascoli. Dai, che figli femmino, come faccio? È un spazio, non va, la sposo. Ma come lo lascio su? Compare mia, la parte di me. Va, mi ha detto mio, va, fa fortuna. Vabbè, senza discutere, come si dice, non è bugia. Cancia paese che cancia fortuna. Vediamo pure. Ci scura la mezzanotte ancora già, che ci scura così, non potete. Vabbè, noi comunque trasciamo tutta la famiglia in Germania con così, che è uno da tanti anni dove è uscito, è una persona fidata. Noi comunque viene con noi. Tanta festa la nostra fortuna. Buonasera. Pepino, così, a malincuore, decide di partire. Tutti sono tristi e silenziosi, nessuno può convolare chi parte e né chi resta. Parte, torna presto, marito mio, torna presto, fa fortuna, che teniamo sto due creature, ste figlie, mamma. Nessuna parola, vieni a salutare, papà, vieni a salutare, papà.
vieni, bella, vieni, cammina, vieni, vieni, vieni. Salutami a papà capà, salutami a papà capà. Venite, venite, saltate. Mi raccomando, marito mio, quando arrivi da scrivi, manda un tizzipone, manda soldi, questo povero. Ma come ti scrivi? Scrivi. E poi scrivere a qualcuno, trova qua accanto peggio da te che sa per scrivere. Ma che sei io? E speriamo che tu hai qualcuno che è capace. Salutate a papà, salutate a papà che se ne va, salutate a papà. Ciao papà, ciao, ciao papà. Torna presto, fa fortuna, fa fortuna. Marito mio, torna presto, fa fortuna, scrivi, scrivi. Scrivi che può arrivare, scrivi che può arrivare. Scrivi che può arrivare, scrivi con papà in mano. Papà, saluta, ciao, saluta. Salutate a papà, salutate a papà. Dici ciao papà, torna presto, torna presto. Quanto tante cose belle per lui, papà, guarda, porta con tutto. La sente? Saluta, 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 saluta. Saluta, saluta, saluta. Aspetta, 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 yeah.
anno la vita per Carmela, la mamma e la piccola Finetta è ancora più dura. Non avevano nemmeno un pezzo di pane, però un giorno le cose sembrano migliorare. Arriva infatti una visita inaspettata. E la baronessa Pigini Leopardi. Chi è? Buonasera. Baronessa. Con l'onore da casa nostra, baronessa. Quando mai ci sa poco voi? Scusate, baronessa, qua l'onore. Buonasera. Ho saputo del vostro stato di indigenza e sono lieta di ospitare presso il mio palazzo baronale vicino Leopardi le vostre bambine. Fossero Dio. Ma volete venire a compugno? Sì. Fossero sì. Io ho bisogno di qualcuno che mi venga. Microfoni vicino. Ho bisogno e quindi in cambio di questo gli darò un posto per dormire e un pasto caldo. Grazie tanto. Non posso. Allora me le portate voi, mi raccomando. Domani mattina presto vi aspetto. Ma tu sei giù, Carmelina, Finetta, venite qua. Vi chiama la baronessa, vi dai da rimane, ti capito? E te stanno poco da baronessa. Tante cose belle. Vanno andare a cucinare, vanno andare a tutto. Siete contenti che la dita la baronessa? Siete contenti? Brava mamma, salutate, ringraziate la baronessa, Grazie baronessa. Carmela e la madre sono molto commosse e non smettono di ringraziare la baronessa per la sua gentilezza e accettano senza esitare. Così il tempo passa meno duramente. Carmela divenne una bellissima ragazza, molto corteggiata dai giovani del paese. Lei però non si cura di nessuno, sognando un ricco marito da sposare. Con il ritorno dal padre. Al tempo, infatti, le donne pensavano al matrimonio come qualcosa che cambiasse in meglio.